con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la clausura, queste scale, chissà quante volte le ha fatte Padre Pio con i suoi confratelli, quante foto, proprio in questi luoghi. Questa ad esempio è la saletta, la salettina dove Padre Pio incontrava tanti personaggi, tante storie anche in quel luogo. Qui oggi per raccontarvi di una lettera che il giovane cappuccino scrisse al suo padre spirituale, al suo padre lettore, padre Agostino da San Marco in Lamis. Era il 1915, dalla sua Pietrelcina. Padre Pio era a Pietrelcina perché questa strana malattia lo costringeva a stare nella terra natale. Tornava in convento, stava male, e stava invece a Pietrelcina e stava meglio. Dalla sua torretta, dove il luogo della sua dimora, la sua cella, potremmo dire proprio così, Padre Pio scrive al suo padre Agostino: «Oh Dio, Dio, dove mi vola il pensiero? Che sarà di quegli infelici vostri figliuoli e miei fratelli ancora, che avranno forse già meritato i vostri fulmini? Voi il sapete, il mio Redentore, quante volte la rimembranza di quel vostro divin volto sdegnato contro di questi miei infelici fratelli mi ha fatto gelare il sangue dallo spavento, più che il pensiero degli eterni supplizi e delle pene tutte dell'inferno. Io sempre vi ho supplicato, tremando, come vi supplico anche adesso, che per la vostra misericordia vi degnate di ritirare un sì fulmineo sguardo da quei miei infelici fratelli. Voi l'avete detto, dolce mio Signore, che l'amore è forte al par della morte, è duro al par dell'inferno. Perciò guardate con occhio di ineffabile dolcezza questi morti fratelli, incatenateli a voi con una forte stretta di amore. Risorgano tutti questi veri morti, o Signore. O Gesù, Lazzaro non vi chiese punto che lo risuscitaste? Valsero per lui le preghiere di una donna peccatrice? O è come, o mio divin Signore, un'altra anima ancora, essa peccatrice più rea, senza paragona, che prega per tanti morti, che punto non si curano di pregarvi affin di essere risuscitati? E ancora Padre Pio scrive a Padre Agostino, siamo con l'epistolario numero 1 in questa lettera dell'ottobre del 1915. Voi sapete, o mio Signore e mio Re, il crudo martirio che mi cagionano questi altrettanti Lazzari. Chiamateli con un grido sì possente che dia loro la vita e al vostro comando escano dalla tomba dei loro sozzi piaceri. Fatelo, Signore, e così tutti benediremo le ricchezze della vostra misericordia. Padre mio, ancora adesso mi accorgo che scrivevo e non parlavo solamente. Deh, per carità, vogliate perdonare e compatire a chi è ammalato di malattia di cuore, e tanto più dovete compatire in quanto che la malattia dalla quale sono affetto è di per sé incurabile. E poi aggiunge: voi poi mi esortate ad offrirmi vittima al Signore per i poveri peccatori. Questa offerta la feci una volta e la vado rinnovando ancora più volte al giorno. Ma come va che il Signore non mi esaudisce? Io per la salute di costoro offersi anche la mia vita, eppure il Signore mi fa continuare a vivere.